Le statistiche sono chiare. Del numero di persone che partecipa a un corso sulla finanza personale, soltanto l'1% migliora effettivamente la sua condizione economica. E soltanto lo 0,001% raggiunge l'aspirata libertà finanziaria. Perché? Se bastassero le informazioni a renderti libero finanziariamente, allora queste percentuali dovrebbero essere molto più alte. Viviamo nel mondo dell'informazione e certe conoscenze ormai sono disponibili alle masse, sono alla portata di tutti. E allora perché l'abbondanza appartiene soltanto a una percentuale piccolissima di individui? Perché così poche persone riescono nell'obiettivo di liberarsi finanziariamente? E questa percentuale è una costante, a prescindere dal tipo di coach finanziario che segui o corso sull'abbondanza a cui partecipi. Beh, la risposta che mi sono data è che nessun corso di finanza personale, ahimè, prende in esame alcune questioni spirituali fondamentali che stanno alla base della capacità di ogni essere umano di entrare nel flusso dell'abbondanza, che è un qualcosa di assolutamente naturale. Sabato 14 maggio alle ore 17 farò un webinar di un'ora dove ti parlerò, ti rivelerò alcuni di questi principi spirituali fondamentali. Vai nel link in descrizione, registrati, affrettati perché i posti stanno andando via, prendi, prenota il tuo posto al webinar. Costa soltanto 7 euro, un prezzo simbolico e ne vale veramente la pena. Tu mi chiederai che cosa c'entra la spiritualità con l'abbondanza finanziaria. Beh, se per abbondanza tu ti riferisci alla ricchezza che può scaturire dal lavorare 14 ore al giorno a un lavoro che odi, non contribuendo alla tua felicità, quella del prossimo e al benessere degli altri del pianeta, beh, questa non ha niente a che vedere con la ricchezza spirituale. La vera abbondanza, quando è naturale, poggia assolutamente su principi che sono spirituali e è assolutamente connessa con la tua missione di vita, con ciò che ti rende profondamente felice e soddisfatto. Ci vediamo al webinar, non mancare!